si parla di giovani e l'animo nel corpo, nel fisico, io vi dico, non so se quando finisce l'età del giovane e quando invece comincia quella della maturità, io però rimango sempre un atavico democristiano e come tale intervengo per far comprendere le ragioni per cui l'invito che ci ha fatto il consigliere Nando Lanna, seppure comprensibile sotto il profilo delle sue aspirazioni, delle motivazioni politiche, delle convinzioni politiche che lo portano a fare politica, non può essere preso come un utile spunto. Perché, vedete, il problema di questo Consiglio Comunale, e lo dimostriamo oggi, potrei dire non dimostrano, ma la confusione è tale che anche errori ben distinti ricadono in questo calderone, la confusione di questo Consiglio Comunale è tale ed è tale quale a quello di questa maggioranza, talché gli esponenti della maggioranza si articolano in riflessioni sparse, ma anche gli esponenti dell'opposizione. E questo giudizio di disorganizzazione cronica porterebbe alla stessa conclusione alla quale siamo arrivati nel 19, 26 e così via, anche se utilizzassimo l'altro criterio del sorteggio, perché potrebbe essere sorteggiato il figlio di incompatibilità, il nipote di tale età, o più semplicemente un soggetto conosciuto dalla giustizia o altri. E questo ci porrebbe le stesse difficoltà in cui siamo caduti adesso. E allora, perché dico che io sono un atavico democristiano? Perché ritengo che le pratiche consigliari non sono un'offesa alla cittadinanza, e non lo sono nemmeno, io lo dico perché mi piace considerarmi un uomo di mondo, nemmeno le riunioni a 3, a 2, a 10, che poi si abbia il coraggio di trarre le conclusioni delle proprie scelte. Ebbene, il 19 è stato votato un atto che oltre ad essere legittimo, è un atto che è immediatamente esecutivo per le cose che ci diceva il titolo di consigliere Pelli. E è stato un atto che al di là del profilo della legittimità, tanto cara, lo dico a tutti i consiglieri che ci sono qui, alla memoria della Democrazia Cristiana, ricordate che quei consigli comunali, gli atti di quei consigli comunali andavano sottoposti all'attenzione del collegio tutti, e la maggior parte erano atti legittimi. Qui il disordine totale anche nelle istituzioni, non si sa chi controlla, e ogni tanto siamo costretti a chiedere l'invio delle carte alla Procura piuttosto che alla Procura della Corte dei Conti. Adesso è uscita un'altra amenità, inviamo le carte tutte insieme al TAR, non so TAR che se ne fa, queste carte le inviamo tutti insieme, posso capire la Procura della Repubblica, posso capire anche il TAR, che cosa si faccia un atto di consiglio comunale. Se non si fa un ricorso, veramente non riesco a capire qual è la motivazione per inviare queste cose. Ultimamente sono parecchie le cose che non si capiscono, perché c'è il disordine. Il disordine che porta a dire qualche consigliere comunale, io ero assente, quindi ho letto questi singhiozzi verbali che ogni tanto sono costretto ad andarmi a verificare, no, della correttezza o meno dei comportamenti umani, ripreso per la verità da Pasquale Puccio, che è mio grande amico, al quale riconosco la capacità quasi erotica della padella, però vi devo dire che mi sembra quello delle barzellette dei carabinieri, uno legge e un altro scrive, e lui così fa, quando parla non ha letto, quando ha letto non parla. E sì, perché vede, io non ho mai preso parte alla votazione del difensore Cicogo, perché esistono motivi ostativi che vanno letti nell'articolo 20 dello statuto. E allora Pasquale Puccio parla ma non legge, così come altri
Lei questa volta ha ragione, devo dirlo, però devo anche dire che bisogna tornare in aula forti, diciamo, e corroborati dalla lettura, dalla pratica della legge e poi anche dalle convinzioni politiche. Convinzioni politiche che devo dire che oggi ci portano a dire una sola cosa. Caro praticante avvocato, il testo unico non dice quello che tu gli vuoi far dire. So che esistono fiori di sentenze ben commentate ed articolate che vanno nel senso della legittimità. Domani c'è su YouTube questo coso, domani c'è. E sono sicuramente affinite nell'atto successivo.